Già nel 2009 sapevamo che erano nati 4 milioni e mezzo di bambini con le tecnologie riproduttive, con le diverse tecnologie riproduttive. E poi potremmo fare delle stime, insomma, su quanto sia diffuso nei vari paesi, guardando per esempio l'India, dove ci sono più di 3.000 cliniche della surrogazione. Però noi non abbiamo veramente la possibilità di quantificare quante gravidanze surrogate siano state fatte nel mondo oggi. L'India, per esempio, è un paese povero. Questo tipo di pratica, se dovesse entrare a regime, con le diverse regolamentazioni anche internazionali, potrebbe trasformarsi in una mercificazione del desiderio di genitorialità e, se vogliamo, potrebbe diventare anche un problema di classe. Ma io nel mio libro ho guardato al concetto di Marx di alienazione, cioè così come l'operaio produce degli oggetti e a lui viene dato un salario, ma l'operaio non ha alcun diritto su questi oggetti, non sa dove vanno, non sa dove... Quindi proprio il concetto dell'alienazione di Marx. E lo stesso possiamo dire per l'operaia della riproduzione, no? Cioè a quelle donne che affittano il loro utero o, e mettono al mondo, danno alla luce dei bambini, di cui poi non sapranno più niente, se ne devono separare subito e questo evidentemente è un problema, perché quando un bambino nasce la prima cosa che vuole fare è attaccarsi al seno, succhiare latte. Nel momento in cui gli viene impedito, questo è una grave violazione anche per il bambino. Inoltre a volte le donne cambiano idea, cioè magari allettate da una certa somma di denaro che viene a loro offerta, dicono di sì a una gravidanza surrogata, però poi il distacco andrebbe anche studiato. Non ci sono studi sulla salute mentale delle madri surrogate. Alcune per esempio dicono che quando la pancia comincia a ingrandirsi non si toccano più la pancia, perché gli hanno detto che devono considerarsi solo un vettore. Non è possibile che noi viviamo in un paese dove tutti si lamentano della denatalità e poi abbiamo 100.000 tra ragazzi e ragazze che in età fertile ogni anno sono costretti ad emigrare e a non potersi costruire delle famiglie perché non hanno sicurezza né di lavoro né di servizi sociali. Quindi siamo in una situazione assolutamente paradossale, per cui da un lato si dice c'è la denatalità e quindi la denatalità si può anche risolvere in parte con la surrogata. E contemporaneamente invece c'è intere generazioni di giovani, maschi e femmine, assolutamente in condizioni di farsi, come dire, dei figli in termini naturali, e costretti invece a rimandare. Ed è infatti il rimandare, il pensare che prima di tutto bisogna sistemarsi, bisogna trovare... Esatto. Appunto, è quella cosa che poi porta a uomini e donne in età molto avanzata a porsi il problema di della voglia di un figlio, di una gravidanza, e quindi di fatto a entrare in quella dimensione degli ovuli poco fertili di cui ci raccontava Laura Corrati. Il fatto di fecondare in vitro non è quello che la natura ha sempre fatto, cioè vengono bombardate di ormoni le donne che producono gli ovociti. Questi ovociti spesso sono di bassa qualità, perché invece di produrne uno al mese ne producono 10 o 20 e poi vengono fecondati in una provetta, scegliendo a caso uno spermatozoo con dei criteri molto umani e non con la saggezza millenaria della natura. L'alto numero di studi che ci sono sull'accresciuto rischio di danni al cervello, danni al sistema muscolo-scheletale, danni al sistema urogenitario, danni al sistema visivo e uditivo, problematiche anche grosse, per cui i bambini devono essere operati magari nelle prime ore dopo il parto. Cioè, noi abbiamo una risposta della natura che non ci incoraggia ad andare in questa direzione. Per quanto riguarda l'UDI, la posizione assolutamente maggioritaria è contraria, è per il no. Abbiamo
fatto da poco una piattaforma per una contrattazione di genere, dove questa cosa è scritta con molta chiarezza, è una piattaforma che si occupa di lavoro, di maternità e di valore fondamentale della maternità da cui partire come valore sociale, anche rispetto alla questione del diritto al lavoro, alla formazione e anche all'inserimento nel mondo lavorativo. E questo dice chiaramente che, per quanto ci riguarda, la questione dei bambini non si comprano e non si regalano. Il problema del potere delle biotecnologie, che sono considerate anche molto da considerare anche molto positivamente, perché contemporaneamente sappiamo quanto abbiano cambiato anche il problema della medicina negli ultimi decenni, però in questo caso del problema della procreazione appunto surrogata creano un cambiamento epocale, anche che tocca fondamenti, come abbiamo sentito prima, di livello costituzionale, perché cambia completamente il paradigma della mater semper certa est e tutto quello che sono dei fondamenti della nostra civiltà. Questo naturalmente ha aperto dei grandi entusiasmi e ha aperto delle contrarietà radicalissime, e questa cosa è una discussione che sta impegnando non solo tutto il mondo femminista, ma credo sostanzialmente anche il mondo del diritto e anche il mondo della scienza o delle scienze sociali. Perché oggi non è un caso che forse anche le donne su questo particolare aspetto siano assolutamente su posizioni differenti, perché c'è chi pensa che questa cosa apra delle possibilità nuove e invece chi pensa che questa cosa vada addirittura vietata con un divieto di reato di livello mondiale. Io ho visto un'intervista su YouTube di una ragazza americana che è stata di 20 anni, che è stata commissionata, venduta, comprata, e sembrava una ragazza come tutte le altre, ma poi quando ha parlato di questo si è messa a piangere, insomma, quindi mi è sembrato molto triste. Penso che sia egoistico non tener conto del fatto che i bambini hanno il diritto di nascere sani, hanno il diritto di avere dei contatti con la persona che li ha partoriti.